società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Dopo il rocambolesco pareggio per 1-1 nel turno infrasettimanale col Vicenza, Rimini torna a giocare al Neri, dove 7 giorni prima aveva ottenuto i suoi primi 3 punti in stagione. Righetti lancia dal primo minuto rispetto all'ultima apparizione al Neri Candido e Brighi, rispettivamente a posto di Buonaventura e Petti. 3-4-1-2 il modulo scelto. Il Pordenone risponde con il 4-3-1-2 con Tessari in panchina. Si punta al salto in Serie B. L'allenatore tra i titolari lancia l'ex Rimini Florio. Gli ospiti non si fanno contagiare dai 2000 tifosi biancorossi e si rendono pericolosi già al primo, quando Gavazzi scambia con Ciurie e dopo un rimpallo si presenta davanti a Scotti con il portiere chiamato a scaldare i guantoni. All'11° Ciurie recupera palla al centrocampo, inventa un cost to cost che si conclude in bocca all'estremo di casa. Il Rimini recrimina 60 secondi più tardi con Arlotti che, cercando lo scambio con il compagno, trova la sua azione spezzata dal braccio di Stefani. Il replay ci mostra il tocco del giocatore del Pordenone, considerato involontario dal direttore di gara. Il Rimini prende coraggio, Candido recupera la sfera al centrocampo, apre per Volpe che calcia direttamente in porta con Bindi che chiude lo specchio col proprio corpo. A 44° il Rimini passa, Candido inventa, Simoncelli scatta sulla fascia e colora questo traversone sporcato da Binti con i guantoni sui piedi della corrente Arlotti, che scarica il pallone dell'1-0 alla destra del portiere ospite. Per Arlotti si tratta della prima rete tra i professionisti dopo 3 presenze. Complimenti davvero, fanno festa i tifosi del Rimini, non potrebbe essere altrimenti. Il replay ci mostra la prodezza meritata del giocatore originario di Coriano. Nella ripresa al secondo il Pordenone e giunge al pareggio. Burrai recupera la sfera, Gavazzi mette al centro, traversone sporcato sul piede di Magagni, il cui tiro cross viene depositato in fondo al sacco dal centrale difensivo Barison. Pordenone che trova il pareggio dopo una carambola fortunata. Il replay mostra la deviazione vincente proprio del numero 6 dei neroverdi. Ma la coppia che ha trovato il pareggio si ripete al 59° quando Burrai dalla bandierina pennella per la testa di Barison. La traversa nega la doppietta al centrale difensivo. Sulla ribattuta Magagni trova sulla propria strada i guantoni di Scotti a negargli la gioia del gol. Il possesso palla rimane a favore degli ospiti. D'Agostini innesca al centro dell'area di rigore Candellone, che in girata chiama la risposta il portiere Scotti. Nel momento di peggior difficoltà il Rimini trova la via del gol. Righetti dalla panchina, come la settimana prima, azzecca i cambi. Entrano Buonaventura e Cicarevic. Al 73° lo stesso Montenegrino, approfittando di una leggerezza di Stefani, si invola verso l'area di rigore prima che l'ex primavera del Milan intervenga su di lui in maniera scomposta. Rigore netto che l'arbitro assegna senza neppure pensarci un secondo. Il replay non ammette repliche. Dal dischetto Buonaventura segue il sorpasso, andando a festeggiare il suo primo gol di stagione sotto la matta curva, alla faccia di chi diceva che non segnava in Serie C. Ma alla fine scatterà anche una foto con la curva direttamente dal cellulare consegnatogli da un fotografo. Ma il Pordenone è squadra che non muore, e al 78° Burrai pennella per la testa di Candellone per il 2-2, ristabilita dunque la parità in campo. Il replay ci mostra proprio il colpo di testa vincente dell'attaccante in maglia numero 27. 2-2 fino allo stadio Romeo Neri tra Rimini e Pordenone. Rimini che muove la classifica portandosi a quota 5, Pordenone invece che prosegue la sua striscia positiva arrivando a quota 10 in graduatoria. Tre presenze in C bagnate dal primo gol tra i professionisti per Scott Arlotti, una nota di merito rispetto a tutti gli altri compagni. Poi in difesa Scotti si dimostra ancora superlativo ad inizio gara e nel mentre. Per il Pordenone il piede caldo di Burrai si dimostra devastante, suo il cross per il pareggio di Candellone, suo il cross da quale nasce il tiro cross di Magnaghi per l'1-1 provvisorio a cura di Barison, che merita, insieme al centrocampista, la palma di migliore in campo, non solo per il gol realizzato e per quello sfiorato, ma anche per la solidità difensiva.